Eccoci tornati insieme a noi, Domenico Barilla, tifosibianconeri.com. Buona giornata, Domenico, come stai? Buongiorno Max, un saluto a te e ai tuoi telespettatori. Tutto bene, grazie. Oggi ci scusiamo, le linee non sono delle migliori su Skype, in ogni caso, beh, speriamo, no? Non dipende da noi. Allora, Domenico, immagino che a tenere banco ci sia ancora qualcosa sul vostro forum che riguarda la finale di Champions, ma sia sostanzialmente il mercato, giusto? Sì, sicuramente a tenere banco in questi giorni è principalmente il mercato. Si tenta di superare la delusione di Cardiff con quella che per il tifoso è un po' la panacea di tutto, ovvero il calcio di mercato. Quindi in questi giorni sicuramente questo è il tempo più caldo, con diversi nomi messi sul piatto, e vedremo che cosa la Juventus riuscirà a fare in questa finestra di mercato. Domenica, no, il collegamento non è dei migliori. Se vuoi provare un attimo a richiamare, magari cerchiamo di, sperando insomma che vada meglio. Eccolo qui. Beh, giustamente è un momento caldo, come sempre, il mercato è l'elemento principale. Abbiamo sentito Core Tolisso, non sarà un calciatore della Juventus, ma naturalmente lo approfondiremo anche nel nostro TG Planet. Dovremmo riavere Barilla, eccolo qui, forse un po' meglio. Domenico? Sì, dicevo Perfetto, perfetto, che grazie, sicuramente ce il l'abbiamo fatto. mercato è il tema fondamentale di questi giorni, con la Juventus impegnata su più fronti e su più nomi per cercare di rinforzare ulteriormente questa squadra. Quali sono quelli più, come dire, oggetto d'attenzione? Naturalmente le notizie sono tante, Keita, Douglas Costa, ho detto di Corentin Tolisso che non sarà della Juventus, magari ci sarà anche un po' di delusione. Insomma, qual è la situazione attuale e quali sono i nomi più gettonati? Beh, sicuramente in questo momento i nomi che richiamano maggiore interesse sono quello di Schick, forse solo anche perché è quello più vicino, quello diciamo quasi vicino all'ufficialità, almeno stando alle voci che si rincorrono, e poi quello di Douglas Costa, che è sicuramente uno dei profili che maggiormente interessano ai nostri utenti, perché è un giocatore delle grandi qualità tecniche, un giocatore sicuramente importante che potrebbe far compiere alla Juventus un ulteriore salto di qualità. Si discute molto invece, devo dire, sul probabile o comunque possibile acquisto di Ndombele, che al contrario invece è un giocatore che viene forse sottovalutato in parte da alcuni tifosi, e si ritiene magari che non si tratti di un profilo ideale per la Juventus, quantomeno il rapporto qualità-prezzo, perché si parla di cifre vicine ai 40 milioni e tali cifre vengono ritenute forse eccessive per la tipologia di giocatore che è Zonzi. No, ma scusami, Domenico, a proposito di cifre, l'opinione dei forumisti qual è? La Juve per fare, come dire, ancora un ulteriore salto di qualità, almeno qui in studio se ne discute, secondo molti dovrebbe spendere davvero tanto. Sono dell'opinione i forumisti, perché vabbè, parliamo di cifre su 40, 45, 35, insomma, è chiaro che si parla di, in questo caso di Nzonzi, ma per avere veramente un top player, come si dice oggi, qual è l'opinione dei forumisti? Si deve spendere molto, perché noi la Champions, lo ricordiamo, non siamo ancora riusciti a vincerla. Sì, devo dire che gli utenti sono abbastanza concordi nel dire che la Juventus, per essere la più competitiva, debba spendere cifre importanti. Spendere cifre importanti non tanto perché si debba acquistare un gran numero di giocatori, ma perché i due giocatori che servirebbero alla Juventus per fare un ulteriore salto di qualità a questo punto sono tutti giocatori il cui cartellino, il cui ingaggio è sicuramente molto elevato. Quindi senza dubbio in questo gli utenti sono piuttosto concordi, e quindi c'è l'idea che la Juventus, per essere ancora competitiva nella prossima stagione, debba fare un mercato importante anche a livello di cifra, sicuramente. Senti, l'opinione su Mbappé qual è? Sostanzialmente abbiamo citato Nzonzi, Corentin Tolisso, Douglas Costa, però non dobbiamo dimenticare anche un calciatore che è stato oggetto d'attenzione. Sì, Mbappé sicuramente ha dimostrato in questa stagione, sia in campionato che in Champions League, di essere un grande giocatore,
un grandissimo attaccante, sicuramente un giocatore con un grande futuro. Da tanti viene visto un po' come il nuovo Henry da caratteristiche. E sicuramente i nostri utenti, come penso a qualunque tifoso che ha il calcio, un giocatore che piace molto. Anche in questo caso chiaramente ci sarebbero da fare molte valutazioni, perché sicuramente è un giocatore che avrà tantissime richieste da molti club europei, si parla di un forte interesse anche da parte del Real Madrid per Mbappé. Chiaramente è un giocatore che piace ai tifosi, crediamo sicuramente che piaccia anche alla Juventus. Bisognerà valutare se la Juventus sia disposta a spendere molti soldi anche in quel ruolo, perché ricordiamo comunque che nel reparto offensivo abbiamo già un grande centravanti, un grandissimo centravanti, e quindi eventualmente forse servirebbero più di giocatori complementari che possano alternarsi con lui. Mbappé credo che per la stagione fatta, se si muoverà da Monaco, e la cosa non credo sia così scontata, probabilmente andrà a cercare una squadra che gli garantisca di giocare titolare o quasi. Senti Domenico, ieri si è diffusa la voce di un Cuadrado sacrificabile, rimbalzata sul forum. Sì, devo dire che è rimbalzata, anche se non se ne è discusso molto in realtà, perché è stata vista un po' come una delle tante voci di mercato che si susseguono in questa stagione, ma senza grande attendibilità, più che altro perché, vista l'importanza dimostrata da Cuadrado come arma tattica in questa stagione, sia dall'inizio della partita in corso, e sia anche perché è un giocatore che è stato da poco riscattato, viene vista improbabile una sospensione da parte dei tifosi, perché il giocatore ha dimostrato di essere importante per questa squadra, e quindi si ritiene forse un po' infondata la possibilità che il giocatore si muova in questa finestra di mercato. Quindi insomma non c'è tanta, non ci si crede, questo è il Non ci senso. si crede molto, anche perché appunto il giocatore viene ritenuto importante dai nostri utenti, dai tifosi, quindi magari in parte anche per una questione di speranza, in parte per una questione proprio di dar poca credibilità a questo tipo di voce, se ne è discusso molto, devo dire. Senti, tornando anche su Keita, come abbiamo fatto con Claudio Guscillo, il messaggero riporta dopo le vacanze vado a Torino, però sappiamo che, come dire, è già una trattativa partita col piede sbagliato perché sono arrivate critiche, la Juventus, la Lazio starebbe pensando ipoteticamente di ricorrere alle vie legali sulla base del regolamento della FIGC che vieta contatti con calciatori tesserati. Qual è l'opinione del forum in merito a questo tipo di, come dire, di trattativa partita, su una strada sbagliata? Beh, sicuramente si parla di queste voci che vorrebbero un lotito molto, molto arrabbiato con Juventus e pronto ad eventuali azioni legali. Io, come gran parte dei nostri utenti, sinceramente penso che la Juventus non sia una società provveduta, una società con grande esperienza a livello di mercato e anche in sede legale. Quindi, certamente, se si è mossa su Keita l'avrà fatto in tutti i modi, diciamo, consentiti dai regolamenti. Sicuramente c'è un grande interesse sul giocatore, c'è grande interesse sul giocatore, e la Juventus certamente farà il possibile per portarlo a Torino già in questa stagione. Se questo non fosse possibile, è ovvio che se la volontà del giocatore sarà quella di venire a Torino, sarà poi il giocatore, insieme al suo procuratore, a dover fare le opportune valutazioni, con la Lazio, per capire se ci sono eventualmente le possibilità di proseguire un altro anno e poi eventualmente approdare a Torino l'anno prossimo. Domenico, questi sono i temi importanti naturalmente di questi giorni, quindi il mercato che arriva. Sui partenti che cosa si dice invece? Lichtsteiner, Sturaro, via dicendo, qual è l'opinione del forum? Sicuramente sui partenti l'opinione è che il reparto forse in cui vada fatto, va attuato un maggior ricambio sia quello del centrocampo, perché con tutto il rispetto per i giocatori che comunque hanno dato tanto a questa maglia, giocatori come lo stesso Sturaro, come Rincon, come può essere Mina, per quanto buoni giocatori, vengono visti un po' al di sotto del livello di quello che dovrebbe essere un centrocampista della Juventus. E quindi è un po' quel reparto, quello che viene identificato come quello, diciamo, da modificare maggiormente, in cui debbano esserci il maggior numero di uscite, cercando di portare giocatori che innalzino il tasso tecnico della squadra. Beh, vedremo insomma, anche perché siamo abituati a vedere tanti
tante notizie arrivare, sostanzialmente poche conferme. Un'ultima cosa prima di salutarci, Domenico, ma tu dove interverresti e soprattutto quali sono i nomi? Falne anche tu di nomi, i tuoi in questo caso, da centrocampo ma anche da altro reparto, perché ricordiamoci, Higuain, Dybala, forse qualche ritocco va fatto anche lì, qualche acquisto ulteriore, anzi, togliamo il forse, Domenico. Sicuramente, io come ho parlato anche in diretta venerdì nei vostri studi, dicevo che secondo me la Juventus in questo momento ha la necessità di aumentare la profondità della propria rosa, quindi aumentare la qualità complessiva della rosa, perché i titolari secondo me sono quasi tutti giocatori di primissimo livello, quindi la cosa importante adesso è capire innanzitutto cosa vorremmo giocare la prossima stagione, e quello sicuramente Allegri lo ha già bene in mente. E poi fare acquisti mirati di dove servono alternative, quindi sicuramente a centrocampo e primo reparto in cui servono alternative importanti, e poi nella zona offensiva, magari con l'esterno come può essere la scossa, e un ricambio valido per Higuain e Dybala come può essere lo stesso. In difesa credo che si dovrà forse operare un po' sugli esterni, appunto con Lichtsteiner probabile, o comunque anche in questo caso possibile partente. Mentre per quanto riguarda i centrali difensivi, credo che almeno per un'altra stagione la Juventus sia abbastanza coperta. Sì, quindi quello è un reparto che non ti preoccupa sostanzialmente, anche se l'età comincia a essere importante, il reparto difensivo. Nonostante l'età che avanza, io credo che il reparto sia ancora abbastanza coperto, perché è vero che magari Barzagli non può garantire più lo stesso numero di presenze di prima, ma Chiellini, Bonucci, Benatar, Ugarit, si tratta comunque di un reparto di primissimo livello con tanti giocatori bravi e anche giocatori giovani, perché Rugani è giovanissimo, lo stesso Bonucci comunque è vero, 29 anni, ma per un difensore centrale è un'età assolutamente nella media, e questo Blatia anche non è così in là con l'età, quindi io credo che il reparto sia ben assortito d'esperienza e comunque garantisca ancora un buon rendimento. Senti Domenico, un'ultima cosa, poi ci salutiamo. Qualcuno ha commentato le dichiarazioni di Gigi Buffon che ha detto: se vinciamo la Champions vado avanti un altro anno perché c'è il Mondiale per club e via dicendo. Quindi l'ipotesi era finisco, ma se portiamo la coppa con le grandi orecchie posso anche continuare un altro anno. Sì, sicuramente queste dichiarazioni sono state oggetto di discussione sul forum, diciamo con discussioni da vari punti di vista. Innanzitutto l'auguro da parte di tutti che Buffon possa alzare quella coppa, sia per lui che ovviamente per i tifosi, e poi la consapevolezza che comunque si sta avviando quella che probabilmente potrebbe essere l'ultima stagione per il capitano, per quello che è stato un grandissimo portiere, forse inimitabile nella storia della Juventus, e quindi già la proiezione a quello che sarà il futuro. Quindi pensare a chi mai potrà sostituire un portiere che ha dato veramente tantissimo a questa maglia. Grazie Domenico, come sempre ti ringraziamo, tifosibianconeri.com, grazie a Domenico Barillà, naturalmente tanti temi, ma soprattutto mercato, perché questo è naturalmente l'elemento portante di questo periodo.